Uomini e donne, l'opinione di sulla puntata del 6 febbraio 2023. Posso dirlo? Lo dico. Iniziare la settimana col movimento di bacino di quel Pierluigi Martin ci voleva proprio. Oh! A parte ricordarmi i bei tempi dell'uomini e donne old school, quando corteggiatori e corteggiatrici conquistavano i tronisti a suon di esibizioni che tu sì qua e vale scansate proprio, ma a amma se galoppa la vecchiaia. Regà, e regalarmi un delizioso effetto a Marcord, ma poi la verità è che lì in mezzo un po' di leggerezza mancava come l'aria, ultimamente. Tutta sta pesantezza, tutti sti pipponi infiniti, tutti sti drama inconcludenti. Ma anche basta, a una certa. Cioè, già le nostre vite sono un discreto macello, almeno quando uno accende la tele vorrebbe farsi due risate di fronte a del becero trasciazzo. Mica tuffarsi in un disagio ancora più stron, ecco. Che per carità, da un lato ti fa sentire sollevata perché ti dona la confortante consapevolezza che quantomeno tu su Canale 5 a litigarti Biagio Di Maro non ci andresti mai. Però dall'altro ti dà la mazzata finale, proprio. Mazzata che l'ancheggiare suadente del sosia di Ricky Martin oggi ha decisamente posticipato. Inizialmente nessuno gli dava due lire dopo quell'esordio da consumato showman che saluto Maria. Tima anche se mi ha detto di uscire, Gianni e uomini e donne, e invece. Gianni Sperti che applaudiva euforico. Tina Cipollari con un'eloquente espressione che urlava meco e mi e quella vecchia volpona di Roberta Di Padua che si inumidiva le labbra pregustandosi il bocconcino. A occhio direi che dopo quelle iniziali risatine percultorie a qualcuno sia toccato fare un pasito patras, vero Ricca? Un apostrofo de fuego tra la mamma di Carla Belotti e quella di Lavinia Mauro, insomma. E se l'intervento della signora Paola dalle anticipazioni me lo immaginavo come l'apoteosi del cringe invece tutto sommato ho apprezzato la sua pacatezza che a differenza della figlia, abbia concesso di proferire verbo anche a quei due poracci di Alessio Cordino e Alessio Campoli, nonostante buon sangue da Marchesa non menta. E un non mi rispondi sia scappato pure a lei, ho trovato ben più agghiacciante sentire che quella Carla. Dopo 50 telefonate senza risposta a Biagino, CNQNTA, niente di meno ho. Roba che mi sento male solo a scriverlo. Abbia pensato bene di far intervenire sua mamma pur di avere udienza dal mozzarellaro. Io vi giuro che non mi capacito di come si possano legittimare certi comportamenti oggettivamente ossessivi. Assolutamente invadenti e incredibilmente inquietanti in mondovisione. In questo momento storico. Poi, non c'è alcun si vede che ci tiene talmente tanto che giustifichi certe azioni. Non c'è nessun passato che riaffiora improvvisamente e che ci autorizza a dare di matto. E soprattutto non bisogna generalizzare dicendo che una donna diventa pesante quando di fronte a un uomo che non le dà sicurezze. Se qualcuno ci leva la serenità dobbiamo alzare i tacchi e correre lontano, perché non è certo levandogli l'aria a nostra volta che otterremo alcunché. E se Lavinia parzialmente la giustifico perché sta lì da 5 mesi e che brame delle dimostrazioni dai suoi corteggiatori ci può stare, solo quello. Però. Non il terzo grado ogni volta. Non le lamentele a nastro. E di certo non i cazzettoni per futili like sui social. Solo la bramosia di dimostrazioni, che effettivamente finora abbiamo visto poco da parte degli Alessio. Che Carla dopo 7 uscite in manco 3 settimane, dove, per sua stessa ammissione, non è successo una mazza tra l'altro, arrivi a quei livelli di inquinamento acustico e soprattutto ai ceffoni in pieno muso non è tollerabile, punto. Biagio è sicuramente ridicolo, buffone e tutto quello che vogliono. Che abbia usato l'ex di lei come scusa palese per smollarla e poter uscire con qualcun'altra è poco ma sicuro. E che chieda alle donne con cui esce se si trasferirebbero mai da lui è allucinante. Visto che sa benissimo di non avere alcuna intenzione seria con loro. Ma che si sia spaventato dopo la veemente reazione di lei io mica lo metto in dubbio. Mi sono spaventata io a casa, di fronte a certi primi piani di lei con gli occhi fuori dalle orbite. Figuriamoci lui che si è preso pure le pizze in faccia. Tutti a perorare la sua causa di povera donna illusa dal cattivone, ma siamo onesti, chi di coloro che la applaudivano mentre sbraitava e ridevano mentre faceva il verso alla rivale si accollerebbero mai una così? E dai! Su!
Se Carla pensa che Biagio sia un bugiardo senza cervello, me lo spiegate che caspita lo chiama 50 volte a fare? Perché si aspetta che lui la raggiunga? La abbracci e le dica qualcosa? Se tutta quella scena madre a detta sua l'ha fatta perché voleva che fosse sincero e ammettesse il suo interesse per un'altra? E se ce l'ha col Di Maro, che cacchio se la prende a fare con quella Clea? Perché, ma che donna è? È una CRTina anche lei. Spoiler, lo siete tutte, gioie. L'unica che potrebbe permettersi di parlare è quella Gabriella, che il numero di un ridicolo buffone del genere lo ha rifiutato. Ma chiunque scelga scientemente di frequentarlo non è assolutamente meglio di lui, anzi, in certi casi decisamente peggio. E mo vado a rivedermi la scena di Corvino che agita Big Jim da dietro la tenda e poi si trova davanti la Marchesa, perché ho proprio bisogno di farmi una risata, va? Video dalla puntata, puntata intera. Gabriella, ho rifiutato il numero di Biagio. Carla, Biagio, volevi conoscere solo me e poi lasci il numero a Gabriella. Maria, Carla, i sentimenti a volte non vale la pena investirli. Due cavalieri per Roberta Lavinia e fiori di papà Alessio e Alessio C dopo l'incontro con la mamma di Lavinia. Mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta. Și în plus poți să sari sus, sus, sus.